Qui a San Basilio noi facciamo una raccolta alimentare, una distribuzione alimentare a più di 30 famiglie già da più di un anno, perché ovviamente questa situazione del coronavirus qui si vive un po' come l'emergenza nell'emergenza. Il fatto che facciamo una distribuzione alimentare già da più di un anno vuol dire che ben prima di questa situazione epidemiologica già c'era necessità. Ovviamente con il lockdown, con la situazione che si è venuta a creare, il contesto si è aggravato. Allora abbiamo, diciamo, unito le forze insieme ad abitanti del territorio, alcune associazioni, il Centro Popolare di San Basilio, che è un po' l'incubatore di tutto questo. Abbiamo fatto un progetto che si chiama Solidarietà dal Basso, quindi abbiamo attivato una raccolta fondi che ci permette di comprare frutta e verdura fresca al mercato di San Basilio. Noi ci mettiamo fuori ai supermercati, possibilmente una volta a settimana, e raccogliamo il secco, cioè alimenti a lunga conservazione. A differenza di altre raccolte alimentari, noi abbiamo una filosofia che è, diciamo, quella di accompagnare le famiglie per perlomeno 6 mesi con due distribuzioni al mese, quindi di frutta e verdura fresca e di altri alimenti a lunga conservazione che invece raccogliamo qui al supermercato. Molte persone che vivono solamente di aiuti alimentari dalla Chiesa, dalla Caritas, da altre associazioni, non mangiano più frutta e verdura, mangiano solo scatolame. Quindi riuscire a dare anche frutta e verdura permette soprattutto ai bambini e alle bambine di diversificare, diciamo, l'alimentazione. Dobbiamo capire che c'è una situazione che viene da lontano, e quindi tutto si basa sulla mancanza di lavoro, sulla mancanza di opportunità lavorative, e dall'altra parte il fatto che comunque i sostegni pubblici al reddito, come il reddito di cittadinanza, non bastano. La situazione si è aggravata con l'emergenza del coronavirus e io credo che oggi si vive una situazione del genere. Cioè, prima c'erano già delle persone che stavano in una condizione di povertà assoluta, che magari avevano solo il reddito di cittadinanza o per diversi motivi non avevano nemmeno quello. Oggi a questa platea di persone si è aggiunta tutta un'altra platea di famiglie che magari prima riuscivano comunque ad arrivare con tranquillità a fine mese perché avevano due stipendi da 800 e un altro da 1200, diciamo padre e madre per fare un esempio, no? Però adesso, col fatto che le casse integrazioni non arrivano, i buoni spesa ancora non sono arrivati, praticamente la platea si è allargata a dismisura. Quindi secondo me oggi io credo che quasi il 30% delle persone in questi quartieri ha difficoltà proprio a riempire il frigorifero. Credo abbiano distribuito 1500 buoni al quarto municipio, al sesto municipio, che è quello di Torbella Monaca, 9000 buoni quasi. Questo per dare un po' l'idea che sono due tra i municipi con il più basso indice di sviluppo umano e quindi con il più alto livello di povertà. In una situazione di emergenza non ci sono gli strumenti per affrontare le necessità e le problematiche che si vengono a creare.